qui dietro c'è l'osservatorio astrofisico di Asiago. Lo abbiamo scelto perché pensiamo ci rappresenti, simbolicamente ci rappresenti, in quanto noi pensiamo di essere degli osservatori, osservatori della realtà e di quello che va oltre la realtà. Io da qualche giorno, solo da qualche giorno, sono il nuovo product manager di DeltaArt. Professionalmente provengo da una multinazionale che opera nel settore, per la quale ho lavorato 8.760 ore e mezza. Io colgo l'occasione per promettere di fronte ai miei nuovi colleghi e soprattutto di fronte a tutti quanti voi che metterò tutto il mio impegno per poter far sì che l'azienda DeltaArt possa continuare a crescere e a migliorare. Chiaro che per fare questo ovviamente dovremmo operare qualche cambiamento. Qualcosa deve cambiare. A partire anche dal mobile che vi viene presentato oggi. Fringe. Io sono arrivato qui a giochi fatti, quindi non ho potuto dare un grande contributo per lo sviluppo di questo mobile, purtroppo, perché ci sono delle cose che devono migliorare, cambiare. Per esempio parliamo della qualità. A mio avviso la qualità è un concetto un po' sopravvalutato di questi tempi, soprattutto in DeltaArt. Vi faccio un esempio. Cioè, mimesimo sul cliente che si ordina il suo nuovo fringe, gli viene recapitato, glielo montano, la prima cosa che tento di fare è scardinare un'anta, signori, no, credo che questo sia possibile, penso che nessuno lo farebbe mai. E allora, visto che nessuno lo farebbe mai, io mi chiedo: ma perché dobbiamo mettere queste maxi cerniere in metallo? Non possiamo metterle in plastica. Comunque noi daremmo un prodotto perfettamente livellato alla mente della concorrenza. Beh, è un DeltaArt, quindi sicuramente comunque superiore alla concorrenza, risparmiando del denaro. Questa è la parola chiave. Risparmiando del denaro. Vi piace dove vi hanno portato questa sera? L'idea è strana, l'idea è strana e particolare. In ottobre, a 1000 metri di altitudine, io... Anche su questa scelta io non c'entro assolutamente niente, fortunatamente. Strano, bizzarro, in mezzo alla natura, tutti questi pini che producono tutta questa resina che si appiccica dappertutto, alberi. Io non... Mi sono chiesto, mucche, ma... e gli alberi? Ma gli alberi a cosa servono? A cosa possono servire? Gianpietro, tu cosa ne pensi degli alberi? Te lo dico io cosa ne pensi tu degli alberi. Gli alberi sono un po' come noi. C'è un ciclo di vita. Noi si nasce, si vive, si muore. E così gli alberi. Gli alberi nascono, crescono, vengono abbattuti per darci il legno. Il legno con il quale si costruiscono i mobili. Infatti, in DeltaArt, il mobile lo fanno in metallo. Io tutto posso capire, però gli alberi dovranno pure avere una certa utilità. Fringe, la miglior qualità non richiede sacrifici. Ale, c'è scritto non richiede sacrifici. Non richiede. C'è sempre stato non. Sempre stato. E io avevo detto un'altra cosa. Vabbè, non importa, cambiamo discorso. Parliamo di... un'altra cosa che mi sta a cuore.
Made in Italy. Perché? Tutti producono all'estero. In dentellate sono tarati con questa cosa del Made in Italy. Bisogna fare le cose in Italia. Oh, design italiano. Io voglio essere internazionale, guarda un po'. La più bella di tutte è nella migliore tradizione italiana. Ma dai. Ragazzi, bisogna essere moderni. Dobbiamo svegliarci, dobbiamo lasciare stare questa cosa della tradizione ormai. Io gliel'ho detto spesso, da quando sono qui, io continuo a dire loro, produciamo all'estero, acquistiamo dai terzisti. E invece no. Beh, mi dicono, ma se acquistiamo all'estero non riusciamo bene a controllare la qualità, magari il mobile arriva ammaccato. Ci mettiamo sopra un vaso. Magari però non riusciamo a sapere, magari usano le vernici tossiche. Le vernici tossiche. È sempre il discorso di prima. Lo iodio, al mare, respirano. La questione è chiusa. Così bisogna fare. Le viti devono venire da qui, le cerniere che vengano da là, le maniglie dall'altra parte. Quando il mobile è assemblato in dental art ha già fatto il giro del mondo. Questa è globalizzazione. Questa è globalizzazione. Beh, questo vuol dire essere un'azienda cosmopolita. Bene. Ale, fai un appunto, cosmopolita, lo diciamo all'agenzia di comunicazione, questa comunicativamente spacca. Voi capite? Il sistema di pensare la produzione di dental art ormai è una cosa in via d'estinzione. Voi lo sapete in che colore potete ordinare il vostro fringe? Lo sapete che fringe è possibile ordinarlo, sto microfono, è possibile ordinarlo in color giallo limone, ma di un particolare tipo di limone, verde pistacchio, con il pistacchio a un certo tipo di maturazione, nero cielo di notte, arancione cielo al tramonto, marrone tronco di albero nel bosco degli gnomi, cioè basta. Stiamo scherzando. Io non capisco questa cosa qui. Bisogna semplificarla la vita, signori. Il mobile va fatto di un unico colore. Facciamo un bel blu. Punto. Grigio. Lo facciamo un bel grigio, tristezza. Lo mettete là, sta bene con tutto, poi cambiate il colore alla parete. Questo bisogna fare. Poi, voglio dire, in tempi di crisi bisogna accontentarsi. Non è che uno si sveglia la mattina e dice, ah no, io il fringe lo voglio a modo mio. Sì, a modo mio. La via in fringe. Io sto tentando di esprimere dei concetti, voi con questi qui non mi date una mano con i cartelli, perché non... No. Allora parliamo dell'ultimo argomento, quello che mi sta più a cuore, quello che mi sta assolutamente più a cuore. Guardatela. Mobile metallo, piano in vetro, le maniglie satinate, i piedini regolabili, il prezzo di fringe. Va rivisto. Fabio. Mi dispiace, però questo mobile non può costare... Cioè, un mobile del genere, ti faccio due conti. Senti, deve costare almeno il doppio di quello che costa il mobile migliore che c'è attualmente in commercio. Mi dispiace, ma non me ne frega tanto se poi pochi se lo possono permettere. Noi cerchiamo quelli. E sapete perché? Perché quella nicchia ci può dare quello che a noi di dental art deve interessare veramente, e cioè
il dato. Dobbiamo far crescere il nostro conto in banca, perché con il conto in banca che cresce, noi possiamo avviarci, possiamo aprire delle filiali. Io ho la BM da 42 anni, vecchiotta, e va cambiata oltretutto. Sì, ora è possibile. Quindi, signori, alla fine di tutto, io credo, no, anzi, io spero che voi abbiate capito che in realtà non sono un nuovo product manager di Dental Art. Mi hanno chiamato questa sera, più volte in questa cosa, solamente per presentarvi Fringe. Non volevano una presentazione standard, la solita cosa che viene fatta. E abbiamo cercato un sistema alternativo per potervi fare questa presentazione. Non è stato facile, in realtà, perché non è stato semplice riuscire a trovare qualcosa che fosse all'altezza di Fringe. Perché Fringe è questo. Sorprendentemente oltre. Forse avrei potuto appendermi a testa in giù anch'io questa sera per farvi la presentazione. Poi ho voluto fare qualcosa che avesse una parvenza di serietà. Mi sono appoggiato quindi alle campagne, a queste 5 campagne, perché loro, come Fringe, sono sorprendenti. Questa volta, per la prima volta, Dental Art esce con una campagna a livello mondiale, che è questa. Toccano 4 importanti paesi europei, la Germania, l'Italia, la Francia, la Spagna, e una campagna internazionale che va a toccare tutti gli altri mercati del mondo. Detto questo, mi rimangono altre 2 piccolissime cose da dirvi, che è grazie da parte di Dental Art, sentitamente, per essere stati qui questa sera. E la cosa più importante, là dentro vi aspetto un aperitivo, offre a lui buona continuazione di serata.